Consigliere, a livello di bilancio, qual è la situazione dell'anticipazione di cassa? Beh, il sindaco oggi ci ha comunicato che l'anticipazione di cassa attualmente è ferma a 13 milioni di euro, una cifra che ci preoccupa tanto. Lui alla domanda come mai eccetera, lui risponde sempre che ci sono dei creditori importanti che tra Ruzzo Stato devono ridare al comune circa 8-9 milioni di euro. Noi abbiamo fatto l'interrogazione al sindaco per sapere che procedure sta mettendo in atto, perché come mai i piccoli contribuenti che non riescono a pagare la bolletta di 200-300, mi riferisco alla TIA naturalmente, vengono attivate tutte le procedure possibili per ritornare giustamente in possesso del credito vantato del comune, ma io penso che anche verso questi creditori importanti si dovrebbero attivare tutte le procedure possibili. Questa somma, questa anticipazione di cassa la preoccupa? Mi preoccupa molto, perché il sindaco parla dei crediti che il comune vanta verso questi grossi enti, ma non ci parla mai degli eventuali debiti che esistono importanti verso enti importanti, quindi questa cosa mi fa stare preoccupati, perché l'anticipazione di cassa è arrivata a livelli non sostenibili per il comune di Terò.